Finalmente arriva questo contratto di fiume per il Pescara, tanti comuni interessati a questo progetto, 100 milioni di euro, un progetto che ha una grande valenza ambientale, ma non solo. Assolutamente sì, viene sottoscritto oggi il contratto di fiume, strumento di programmazione importante che se ne è tanto parlato negli anni passati ma non ha avuto mai corpo. Noi abbiamo dato un'anima amministrativa strutturata, abbiamo finanziato le progettualità e oggi è arrivata questa progettualità, così come stanno arrivando altre realtà, ma questa è una progettualità importante perché parte dalle criticità, dall'analisi dei fabbisogni di tutto quanto il territorio, tutta l'asta fluviale del Pescara, che poi da queste criticità emerge la soluzione dei problemi e emerge quello che potrà la seconda fase delle opportunità e della crescita e della valorizzazione del fiume. Il fiume Pescara rappresenta non solo per la valenza ambientale ma anche per una valenza storica, culturale, un momento importante, una realtà importante del nostro Abruzzo e di questa realtà territoriale. Noi come regione stiamo sostenendo proprio con i contratti di fiume quello che saranno iniziative che tendono a mettere insieme trasversalmente tutti i comuni e poi a dare l'opportunità con finanziamenti che ci saranno da qui al prossimo futuro della nuova programmazione comunitaria, del PNRR, di tutto ciò che potrà essere finalmente in una visione d'insieme, in una possibilità di crescita e di sviluppo. Progetto lungamente atteso, è il caso di dire. Ma non so se era lungamente atteso, probabilmente sì. Ecco, noi come regione abbiamo dato la stura anche finanziando diciamo la progettualità del contratto di fiume, questa è una novità vera e soprattutto ecco, costruendoci quello che è un percorso amministrativo. Oggi questa realtà territoriale ha una progettualità d'insieme vera e poi col tempo saremo in grado tutti insieme di cogliere finanziamenti che saranno necessari per la realizzazione dei vari progetti.